Allora, mister Parisi, c'era tanta attesa in quel di Saoga, è arrivata una pesante sconfitta. Sì, purtroppo sì. Purtroppo oggi loro hanno fatto meglio, hanno avuto più cattiveria, più grinta, sono stati subito in partita, hanno trovato un gol su una punizione. Noi abbiamo sofferto un po' sulle nostre situazioni durante la settimana di gioco, non riuscivamo a mettere la palla a terra e loro ci hanno punito. Poi eravamo riusciti a trovare il momento del gol di pareggio, ma poi sulla disattenzione nostra loro si sono portati avanti e purtroppo la partita è andata così. Mi dispiace per tutti i tifosi che sono venuti qua a guardare. Ovviamente il gol preso all'inizio della ripresa, dopo qualche minuto, che ha portato il Fulci sul 2-1, possiamo dire che vi ha spezzato le gambe? Sì. Perché avevi preparato un sistema tattico diverso per, sì, per la ripresa? Sì, abbiamo cambiato qualcosa perché eravamo passati a 2 a centrocampo e alzando Sterantino con l'entrata di Fleury stavamo facendo il cambio subito prima, loro hanno fatto il gol. Su un'altra disattenzione che andremo a valutare durante la settimana, ma ripeto, loro hanno fatto meglio, erano più cattivi, più grintosi, giustamente sono venuti qua a Savo per vincere e almeno hanno vinto la partita. Allora mister, c'è tanto da lavorare ancora, quindi una partita che sicuramente ai ragazzi gioverà per capire gli errori che hanno fatto, soprattutto mentale, possiamo dirlo? Sì, la mia squadra, se facciamo una conta degli anni, è una squadra giovanissima, perché ragazzi, oggi ho giocato con tre juniors, Pellizzeri, Buongiorno e il portiere, 2004-2004-2002. Dico, è una squadra giovane, quindi ha pure bisogno di capire come funziona il campionato di prima categoria. Io ho cercato in tutti i modi di spiegarglielo e continuerò a spiegarlo. Noi stiamo facendo un progetto che è nato ora, ci vuole del tempo, non possiamo. Purtroppo non ho la bacchetta magica, i calciatori sono arrivati senza ombra di dubbio, ma non perché prendi Smiroldo, prendi la Forgia, entri in un campo e vinci, non funziona così. Perché quindi, sennò... quindi posso dire che la differenza di questa partita fra il calcio Fulci, che è una squadra con mai solidata e lo stesso Zoccolo Duro degli ultimi 2 anni, e il Savoia, che purtroppo nella maggior parte della Rosa è tutta nuova. Questo può essere stato un vantaggio per il Fulci oppure no? Senza dubbio, sai, trovare gli automatismi in maniera naturale e il vantaggio te lo dà, ma non è questa la scusante. La scusante della mia sconfitta è perché abbiamo sbagliato noi, abbiamo sbagliato io e loro hanno fatto meglio e sono riusciti a vincere la partita. Assolutamente la colpa non è di nessuno, principalmente mia. Va bene, mister, il campionato ancora è lungo, una partita si può perdere, l'importante è che si impari dagli errori. Ah sì, senza dubbio, impareremo, sicuramente questa settimana li andremo ad analizzare, cercheremo di non fare più gli stessi errori, lavoreremo, dobbiamo crescere principalmente a livello mentale perché, ripeto, io la categoria la conosco, è una categoria dura, una categoria dove si gioca d'esperienza, perché ci sono delle persone che hanno fatto categorie più elevate, di cui eccellenza, poi giustamente in prima categoria magari al di là degli anni vanno lì a giocare d'esperienza, a fare la giocata giusta e poi... L'ultima battuta, dagli spazi. Parti, diciamo, i tifosi dicevano che c'era qualche rigore che l'arbitro che poteva dare e non ha dato. Lei è d'accordo? No, io non sono qui per valutare il lavoro dell'arbitro, sicuramente ci sarà qualcun altro che la valuterà, ma non è stata assolutamente la colpa dell'arbitro. La colpa principalmente, come ho detto prima, è la mia, perché evidentemente non ho dato la giusta carica ai ragazzi. Poi adesso noi dobbiamo solo lavorare, tramite il lavoro riusciremo ad uscire da questa situazione un po' particolare. Va bene mister, in bocca al lupo.